siamo più di 50 anni facendo questa battaglia. Allora, da quest'anno penso che le cose adesso dovrebbero cambiare. Secondo me, se non vogliono una rivoluzione vera e propria, che si sbrighi. Ma secondo voi è arrivato il momento di trovare una soluzione definitiva? Dovrebbe essere stata già trovata da anni. Ma da anni. No, della gente che viene qui e fa finta che vuole risolvere i problemi. Non si fa così, perché siamo tutti nati uguali, e chi ne ha troppo e chi ne ha poco. Basta, è troppo la diseguaglianza che c'è qui in Sardegna, in Italia e dappertutto. Poi adesso il prezzo che chiedete è quello concordato di un euro più IVA? Un euro più IVA, da lì non si scende. E quello è solo, non è che, però per continuare a lavorare, non per arricchirsi. Non stiamo chiedendo né mari né monti, né Ferrari, né Mercedes, né niente. Stiamo chiedendo un euro al litro per poter campare le nostre famiglie, per mandare avanti le nostre aziende. Basta. E i blocchi continueranno? Continueranno sempre. Fino a quando che non ci pagano il latte un euro. Dobbiamo mettere d'accordo con questo prezzo del latte, perché ormai siamo stremati alla fame di tutto e di più. Lo sa tutta la Sardegna, lo sa tutto il mondo. Signor Conte, se lei ci deve fare qualcosa, venga e parli con noi. Noi vogliamo pagarci il nostro lavoro. È troppo questa diseguaglianza che c'è qui in Sardegna. Al prezzo adesso è 54 centesimi. Più IVA, che sono 60 centesimi, ma sono 54. E voi chiedete di portarlo almeno... Almeno stabilizzarlo su un euro, ma programmando per almeno un quinquennio o anche un decennio, perché se non programmi, se non sai quanto minimo incassi, non puoi fare spese, non puoi essere un imprenditore, perché noi ci chiamano imprenditori ma non lo siamo, perché non possiamo fare impresa, perché non sappiamo mai quanto guadagniamo. Da 100.000 euro di come ha detto prima l'amico collega, Se mungo 100.000 litri di latte, sono 90.000 euro, metti 100.000, poi ne incassi 60, gli altri 30.000 da dove li tiri fuori? Perché tra l'altro nessuno ha detto, o pochi l'hanno detto, abbiamo anche la famiglia, dobbiamo anche campare. Dicevate prima che il rischio di impresa... Il rischio d'impresa degli industriali siamo noi, perché l'altro anno hanno tolto 10 centesimi il litro latte in previsione di un calo futuro dopo un anno. Questo è un loro rischio, mica lo devo pagare io. Loro, una volta che ritirano il nostro latte, il problema diventa loro, non diventa mio. Noi non siamo mai andati a manifestare perché non ritirano il latte. Il latte lo ritirano anche quando fa schifo. Anche a settembre, quando mangiamo ogni paio di giorni, ritirano il latte. Lo vogliono sempre. Poi ci vengono a dire che è troppo, che siamo in esubero. Perché noi siamo la loro impresa. Tanto quando non guadagnano il dovuto, lo tolgono a noi, non ci sono problemi.